Il Teramo torna al lavoro per preparare la sfida contro l'Avellino di Eziolino Capuano. I tre punti conquistati domenica a Lentini danno nuovo impulso alla rincorsa del Diavolo, che a quota 28 punti in classifica ha ricominciato nel migliore dei modi un anno, il 2020, nel quale l'obiettivo playoff è quello a cui tutti mirano, partendo dal presupposto che la tabella, l'unica a cui guardare, è quella del girone d'andata. Fare più dei 25 punti della prima parte è il primo passo per qualificarsi per la post-season e farlo in una posizione anche migliore rispetto a quella attuale. Quella di domenica sarà anche la gara del ritorno al Bonolis degli ex Tonti e di Paolo Antonio, due dei protagonisti della stagione 2014-2015, col centrocampista protagonista assoluto all'andata e che non solo sfida la sua ex squadra, ma anche la formazione della sua città. Tedino non avrà Viero, ammonito in Sicilia e squalificato per la prossima partita. Rientrano però Piacentini in difesa e Mungo a centrocampo in attesa di avere novità dal mercato. E nella sfida con gli Irpini potrebbero essere riallacciati i contatti per il passaggio in bianco-verde di Pietro Cianci, che non è entrato contro la Sicula Leonzio, scavalcato nelle gerarchie da Birligea, è sempre sul piede di partenza. Stesso discorso per Martignago, che è ancora conteso da Alessandria e Feralpi Salò, anche se le due piste per il momento non hanno avuto lo sbocco della cessione. Con rientro di Piacentini saranno in tre a contendersi due maglie in difesa, considerando che la prova di Soprano ha fatto capire quanto l'ex Fermana sia mancato nel girone d'andata. Per quanto riguarda l'Avellino invece, domenica rientreranno dal turno di stop Alfa Geme, Morero e Laezza, ma a centrocampo mancheranno sia De Marco, che era in diffida ed è stato ammonito contro la Vibonese, sia Silvestri, rimasto vittima di una distorsione al ginocchio sinistro che sarà valutata attraverso gli esami strumentali. In preallarme Evangelista, Caric e Rossetti, ma è a forte rischio la conferma del 3-5-1-1 proprio per la coperta corta e mediana. Classifica deficitaria ma non solo, il blocco del mercato rischia di pesare come un macigno per l'Avellino, a cui non resta che augurarsi che venga revocato in tempi celeri. Ma questi sono discorsi che al Diavolo non possono interessare. Per recuperare posizioni l'Avellino deve essere superato nella settimana che poi vedrà anche la sfida col Catanzaro, non disputata a fine 2019, prima della trasferta di Castellammare di Stabia contro la Cavese. Tre impegni ravvicinatissimi e che tuttavia potrebbero proiettare i biancorossi verso un 2020 di tono decisamente superiore.